Arriva un momento in cui devi scegliere se restare in silenzio o farti sentire. Stanotte Malala rimarrà in terapia intensiva. Le hanno sparato alla testa perché sostiene che le ragazze debbano poter andare a scuola. Io e mia moglie abbiamo passato la notte a piangere. I medici mi dissero, sopravvivrà, ma potrebbe non tornare più la stessa. Mi hanno sparato al lato sinistro della fronte. Pensavano che i proiettili ci avrebbero messi a tacere. Io sono la stessa Malala. Ho solo 17 anni, sono ancora un adolescente. È un po' cattiva a volte, solo un pochino. Chi saresti adesso se fossi una ragazza qualsiasi dello SWAT? Io sono una ragazza qualsiasi, ma se avessi un padre qualsiasi e una madre qualsiasi, avrei già due figli adesso. Lui è il mio fratello più piccolo, è proprio un bravo bambino. Lui è quello pigro, invece. Mio padre mi ha chiesto, li hai perdonati? Hai provato rabbia? No. Voglio che le persone imparino dalla mia esperienza. Molto piacere. Salve, piacere mio. Le donne sono molto più forti degli uomini. Aspettate, fermi un attimo. Questa nuova scuola è dura. Fisica, un 6 meno. Chiederesti mai a un ragazzo di uscire? A Roger Federer. Ti piace? Ho dei bei capelli. Quando penso a casa, mi mancano le strade sporche. Mi manca il fiume. Mi mancano le mie amiche. Vorrei rivedere la mia casa anche solo una volta. Le hai dato il nome di quella ragazza che fece sentire la sua voce e fu uccisa. Dentro di te pensavi, per lei sarà diverso. Esatto. Io sono quelle 66 milioni di ragazze a cui è negata un'istruzione. Non sono una voce solitaria. Io sono tante voci. E le nostre voci sono la nostra arma più potente. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Mio padre mi ha solo chiamato Malala. Non mi ha fatto diventare Malala. Ho scelto io questa vita e ora devo continuare a viverla.